Una manifestazione di proteste è andata in scena questa mattina a Crema per chiedere che al più presto il diritto all'istruzione venga ripristinato con lezioni in presenza per tutti gli studenti. A chiederlo con un'azione di sensibilizzazione e un appello alle istituzioni locali, regionali e nazionali è il Comitato Priorità alla Scuola. A Crema molti genitori si sono dati appuntamento per ribadire che la scuola, nel rispetto delle misure Covid, è una scuola sicura e che soprattutto le lezioni in presenza sono necessarie. La scuola, come didattica a distanza non garantisce il diritto allo studio pieno per tutti i ragazzi, diritto appunto che è un diritto inviolabile a nostro avviso, perché è l'unico che garantisce lo sviluppo della personalità piena degli studenti. Le classi erano organizzate in modo tale da garantire il distanziamento, i ragazzi indossavano le mascherine, i professori erano distanziati in maniera adeguata, avevano le mascherine, avevano anche la visiera, e quindi tutto sommato si è riusciti in questi mesi a andare a scuola senza creare situazioni di pericolo. Chiaro, ci sono stati anche nelle scuole dei casi di Covid, ma tendenzialmente, generalmente portati dall'esterno, e sono stati immediatamente individuati e tracciati. Lo 0% didattica in aula per noi è sbagliatissimo. Tutto ciò che può portare a tornare a scuola è ben accetto, non è che vogliamo da 0 a 100 per intenderci. L'importante è non rimanere allo zero come siamo adesso, perché per i nostri figli è insalubre stare davanti a uno schermo 12 ore al giorno, perché poi è inutile raccontarcelo, non avendo più attività sportiva, non potendo più vedere gli amici, non avendo più scuola, la vita di un adolescente adesso è in camera sua con uno schermo.